Buongiorno a tutti e bentornati qui sul canale YouTube di Cultura Pop. Io sono sempre Victor Laszlo 88 e si torna con gli showcase della collezione on video del buon Kilandil. Vi ricordo che si tratta di edizioni on video che molto spesso purtroppo non sono più reperibili, si possono provare a trovare, le trovate sicuramente sovrapprezzate perché sono sempre risalenti qualche anno prima e solitamente se le trovate è perché qualche privato le rivende e nel frattempo potrebbero anche essere salite di valore. Ve ne abbiamo mostrate alcune interessanti, oggi vi mostro quella di un film che io personalmente amo con tutto me stesso, è uno dei film che preferisco di più in assoluto ed è un remake, pensate, sto parlando dello Scarface di Brian De Palma con protagonista Al Pacino, remake dell'omonimo film di Howard Hawks, di un bel po' di tempo prima, in cui veniva aggiornato un po' il contesto. Il film di Hawks vedeva come protagonista Tony Camonte, che era sostanzialmente una sorta di versione alternativa di Al Capone, e la parabola che Tony, che nel film era italo-americano, andava a ricoprire era molto simile a quella del personaggio dello Scarface, del Tony Montana di Al Pacino, e c'erano delle cose che erano proprio riprese da quel film, come ad esempio lo slogan "The world is yours", il mondo è tuo, che nel film di Hawks si vedeva in dei cartelloni pubblicitari, mentre invece nel film di De Palma è rappresentato da quella sorta di scultura tamarrissima che Tony ha vicino alla fontana nella sua umile magione, questa casa in maniera ostentata il lusso. Ma andiamo a vedere un pochino che cosa abbiamo qua. Allora, tolgo la fascetta, io sono un distruttore di scatole, lo sapete, ma qua devo andarci piano perché sennò il buon Kilandil m'ammazza, e fa bene. Allora, andiamo a vedere come si presenta il packaging esterno. È una scatola in cartone che però ha un effetto legno, ma non è legno però, è proprio cartoncino. Questo è il sigillo di garanzia a forma di dollaro, che era la cosa che più amava Tony Montana. Parlava solo di soldi, lo diceva anche Elvira, che è interpretata per appunto da Michelle Pfeiffer nel film. Allora, vediamo. Se ne può discutere, eh? Se ne può discutere. Andiamo a vedere un po'. Allora, qua c'è la steelbook. Steelbook, come potete vedere, bellissima. Gran bella steelbook. Apriamo la steelbook e cosa troviamo dentro? Allora, è per avere la tua copia digitale. Ci sta. Poi c'è questo disco, digital copy, not for rental, obviously. Ok? E il DVD. Dietro si presenta così, discretamente spettacolare, per quanto mi riguarda. E poi abbiamo naturalmente i nostri contenuti speciali. Questo è in inglese, Reflections on Al Pacino Scarface. In che senso? Vediamo. Qui abbiamo una scena del film e sostanzialmente c'è tutto un racconto, no? Delle varie fasi del film, testimoniate da lo stesso Brian De Palma e dei produttori, quindi si parla del fatto che Sidney Lumet inizialmente doveva dirigere il film ma poi è stato completamente allontanato perché per sua stessa decisione, tra l'altro. Un bel booklet, tutto in inglese, eh? Poi qua dietro c'è scritto United States of America, we recommend you use this envelope to protect your new carb. Vediamo che cos'è, saranno delle cartoline, infatti. Sono sempre delle cartoline, signori. Allora, a parte che, vabbè, il dollaro con scritto I trust me, questa era una delle immagini promozionali che viene usata anche nei poster, qua vedo il permesso di soggiorno di Tony Montana. Questa è una chicca. Questa è veramente una chicca, ragazzi. Questa è veramente una chicca gigantesca. Il permesso di soggiorno di Tony Montana. Di che cazzo stiamo parlando? Poi quando fanno queste cose qua io vado fuori di testa. Io non ce la faccio. Non riesco a non impazzire quando vedo queste trovate. Troppo bello. Cartoline. Tony Montana. Tanto cartoline nel vero senso della parola. Cioè proprio sono cartoline. Le potete spedire a degli amici. Metteteci un francobollo. Tony. Frank. Che è il personaggio che ha ispirato Diaz di GTA, se vi interessa. Manny. Questa è la sorella di Tony.
E naturalmente abbiamo anche Elvira, personaggio straordinario, un'attrice straordinaria anche lei, è stata bravissima in quel film. Ma devo dire che quel film a me, quando ero ragazzino, ero piccolino, lo vidi, scioccò abbastanza per via della violenza efferata che mostrava, e da lì capii di essere affascinato dai gangster movie. Questo per me è un gangster movie fantastico, mi piace anche perché comunque ti porta in evidenza anche dei problemi sociali, si parla della baia dei porci a un certo punto, comunque la provenienza di Tony Montana è cubana, per cui si parla anche dell'immigrazione da parte del popolo cubano, di come molti spesso si dovevano dare alla malavita perché non riuscivano a integrarsi nel luogo dove approdavano. Ovviamente senza generalizzazioni, è il problema dell'immigrazione in generale, nel senso il problema dell'immigrazione in quel periodo ovviamente, e poi questo credo sia uno dei gadget più azzeccati di sempre. Lo vedete? Con il simbolo di Tony. Voi direte, che cos'è questo? Questa, ragazzi, è una molletta, una molla. La cosiddetta molla per i soldi. Avete presente quando ci sono i riccasti che prendono i soldi, li piegano e li fermano con la cosiddetta molla o molletta? Ecco, è esattamente questa. È il fermasoldi, se vogliamo, almeno. Dovrebbe essere quello. Magari sto dicendo una stronzata, ma non ho mai avuto necessità di flexare il danaro, anche perché fosse per me, io mi farei impiantare un microchip sotto alla pelle del polpastrello del pollice e pagherei così. Che già più o meno siamo arrivati a quel livello, io digitalizzerei tutto. Ah, ma sei pazzo, le implicazioni! Regà, preferisco. È una cosa mia. Quindi non sono così esperto in molle per i soldi, ma mi sembrerebbe esattamente quello. Scarface è un film che si merita un'edizione come questa, per quanto mi riguarda. Se la merita perché stiamo parlando comunque di un film, per me è tranquillamente un capolavoro. Molti dicono no, è solo un catra. No, per me è proprio un capolavoro, perché comunque riuscire a fare un film all'altezza di quello che stai andando a riprendere con questo remake non è facile, anche perché, diciamocelo, non è che stiamo parlando del remake di un filmetto da quattro soldi, parliamo di un remake che va a prendere un film di Howard Hawks. E ragazzi, Hawks era un regista di un certo livello e di un certo peso, per cui non era semplice riuscire a riprendere l'efferatezza che lui inserì nel suo film all'epoca, perché tra l'altro ricordiamoci che fu un film che fu pesantemente censurato dal codice AIS. Pensate che Tony Camonte nel film originale sarebbe dovuto morire sparato sopra un mucchio di letame, ma per via del codice AIS, che portava il nome dal senatore che fece passare la legge e che metteva un divieto per quanto riguarda le scene di violenza, sesso e quant'altro nei film, che durò tantissimi anni e penalizzò molto Hollywood all'epoca, il codice AIS non permise che Hawks potesse fare quello che voleva con quel film. Infatti in quel film vediamo un sacco di espedienti per cercare di edulcorare la violenza, e il buon Brian De Palma volle rendere giustizia a ciò che Hawks non poteva fare col suo film. Laddove il film di Hawks è molto violento, ma è una violenza per lo più celata, anche se ogni tanto qualche morto ammazzato si vede, ma veramente poca roba, De Palma esagera. Perché? Perché quindi vediamo sangue, gente segata in due con la motosega elettrica e quant'altro. Ma il punto, che poi motosega elettrica non vuol dire un cazzo, è motosega o sega elettrica. De Palma ha voluto prendere quella violenza che Hawks non ha potuto inserire nel suo film e l'ha inserita nel remake, che presenta delle sostanziali differenze, ma soprattutto presenta una colonna sonora da urlo del buon e italianissimo Giorgio Moroder, che è un compositore italiano che ha curato le colonne sonore di non so quanti film negli anni 80 e 90, ed è anche uno dei maggiori esponenti della musica elettronica. Ed è fantastico il fatto che sia italiano, infatti Giorgio Moroder lo conoscono ovunque, soprattutto negli Stati Uniti d'America, è famosissimo e si è accaparato anche diversi premi, diversi Oscar, se non erro. Quindi stiamo parlando di un grande, grandissimo compositore che lavora con un grande, grandissimo regista, un grande, grandissimo attore, perché cazzo, stiamo parlando di Al Pacino. E una collector's edition così io la prenderei subito. Non sapevo della sua esistenza finché il buon Chilamni non ha detto unboxa questa, ha detto ammazza alla faccia del bicarbonato di sodio, come direbbe qualcuno, una grande edizione per un grande film. Quindi fatemi sapere se vi è piaciuto questo showcase dell'ennesimo pezzo della collezione, della collezione di Chilamni. Fatecelo sapere con un commento.
lasciate pure un like se volete, potete iscrivervi cliccando sul pulsante iscriviti sotto al player di questo video, e se lo fate attivate, mi raccomando, la notifica, scusate, l'icona della campanella per attivare le notifiche, in modo che siate aggiornati su tutto quello che viene pubblicato sul nostro canale. Quindi io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo unboxing.